Mi trovo a Valaklia, a sud di Kharkiv. In questo momento siamo in un bunker sotto un edificio perché è in corso un allarme serio. Abbiamo sentito delle esplosioni. E con me ci sono tutti i colleghi di CESVI. Operiamo in diversi programmi umanitari, in particolare nella salute mentale e nel supporto psicologico. Qui nella regione di Kharkiv, una delle più minate di tutta l'Ucraina, insieme a MAG aiutiamo la popolazione locale, specialmente bambini ed anziani, per prevenire tutti gli incidenti che le mine e gli ordigni inesplosi possono causare alla popolazione che sta ritornando in questi territori. Siamo in attesa che cessi l'allarme per poter andare sul campo per le attività previste, che prevedono un lavoro nelle comunità per coinvolgerle nelle attività di sorveglianza delle aree che potrebbero essere state minate nel corso del conflitto. Poi partirà un'azione di sminamento.